Benvenuti a Vesper. Non è ancora clima nemmeno natalizio che parliamo di carnevale. Perché dobbiamo farlo? Perché la cronaca ce lo impone. Perché nei giorni scorsi c'è stata l'apertura delle buste delle associazioni che hanno chiesto di partecipare all'edizione 2017 della manifestazione in maschera Saccenze. Naturalmente tutto questo ha già generato molto interesse a livello popolare perché il carnevale è inutile. Superfluo ricordarlo, è la festa veramente più amata dai saccensi, quindi noi siamo qui a parlare di quello che ci aspetterà, anche perché dal punto di vista politico non possiamo sottovalutare il fatto che il prossimo sarà l'ultimo carnevale dell'attuale amministrazione. Quindi anche di questo parleremo nel corso della nostra trasmissione, ma parleremo soprattutto con i protagonisti della festa, perché crediamo che siano veramente quelli che hanno più da dire di altri rispetto alla manifestazione. Ringrazio gli ospiti che hanno accettato il nostro invito, l'assessore Salvatore Monte, assessore al turismo, Grazie naturalmente, e peraltro è la seconda volta che l'assessore Monte viene a questa nuova edizione di Vesper. Poi accanto a lui Vincenzo Cucchiara, costruttore dei carri allegorici, e poi un altro costruttore dei carri allegorici, Michelangelo Spoto. a voi. Buonasera. E poi il consigliere comunale capogruppo del Partito Democratico Gioacchino Settecasi, soprattutto per le refluenze dal punto di vista politico. Grazie, buonasera. Comincerei dall'assessore Monte. Allora, scadenza del bando, 6 posti per i carri allegorici. Stavo dicendo i carri di categoria A, ma solo quelli ci sono. Però sono arrivate 7 domande. Una purtroppo si è dovuta escludere dal bando. Comincerei intanto con una riflessione di ordine generale rispetto proprio alle aspettative della manifestazione 2017. Ma ovviamente è l'ultima edizione che questa amministrazione porterà in porto, perché chiaramente ricordiamo che nel 2013 anche noi non l'abbiamo celebrato, poi 2014, 2015, 2016 e quest'anno è l'ultima edizione. Un'edizione che rispetto all'anno scorso, già dal bando, presenta la possibilità di una partecipazione di un carro in più, quindi dai 5 carri dell'anno scorso siamo passati quest'anno a 6. Ma avevamo già capito quando abbiamo uscito il bando che ci sarebbero state più richieste di partecipazione ed ecco appunto che sono arrivate 7 buste per 6 carri e una busta soltanto per il Peppe Nappa. Scelta sicuramente non facile perché in questi casi è vero che c'è una commissione che decide, però si decide davanti a criteri che sono molto aleatori, cioè la valutazione di un bozzetto, la valutazione di un costume, la valutazione di un'allegoria. Quindi questi sono i criteri che la commissione si è dovuta trovare davanti e che hanno poi fatto la differenza. Però quando giorni prima dell'apertura del bando ho incontrato i carristi, a loro ho chiesto di poter apportare delle modifiche al bando, cioè di poter trasformare delle cose che loro ritenevano essere magari lacunose e dare una modifica un po' più moderna. E in questi criteri di valutazione per l'ammissione si è inserita anche la valutazione del curriculum dell'associazione che partecipa e la valutazione della partecipazione dell'associazione partecipante ai carnevali passati. Questo ha poi fatto la differenza nella valutazione, perché tutte le associazioni che si sono presentate poi hanno dovuto fare la lotta con questi punti che sono diventati fondamentali. Perché nella valutazione magari delle 3 voci che vi ho detto prima, quindi bozzetto, allegoria e costume, alcuni carri erano avanti ad altri. Non appena poi si è sommata quella cifra che rappresenta Il ovviamente la partecipazione al curriculum. curriculum, chiaramente la classifica si è completamente rivoluzionata ed ecco che c'è stato un escluso, quindi di conseguenza è stato determinato dalla valutazione di questi elementi. Io devo chiederglielo, voi puntate su questa edizione anche su un piano politico rispetto ad un'immagine che volete dare, anche perché voi a maggio vi misurerete Guarda, ti dico la verità, con io il faccio voto, carnevale dal... oppure Io è un carnevale come gli altri, faccio carnevale... nel senso che No, ho puoi capito il immaginare cosa voglio senso. dire. Io faccio carnevale dal 2001 in vesti diverse e l'ho fatto sempre con grande passione, con grande amore, con grande dedizione. E questo per me, a differenza degli altri, di nulla non ha differenza se non il fatto che so che nel momento in cui brucerà il Peppe Nappa, per me cala un po' un sipario e quindi si mette un punto a una determinata storia. Poi per il resto l'impegno sarà lo stesso. Credo che di differente forse agli altri anni, tempo permettendo, perché ormai andiamo avanti con questa sorta di maledizione appresso, è quello di portare qualche ulteriore novità che poi possa rimanere in eredità sia ai carristi e a chi verrà, è chiaro. Gioacchino Settecasi, sarà un'edizione come le altre, secondo lei, quella del 2017? Voglio partire con una battuta, prendo come spunto la tua ultima domanda. Speriamo, dico, che puntano sul carnevale.
perché visti quelli che hanno fatto gli anni passati, dico forse ci agevoleranno molto per la prossima campagna elettorale, perché non ci possiamo nascondere che i quattro carnevali pregressi che il carissimo Salvatore Monte ha fatto certamente non brillano come i migliori carnevali fatti ultimamente. Credo, escluso l'ultimo forse fatto l'anno scorso, ma non certamente per l'organizzazione, ma perché come sempre i nostri carristi fanno delle bellissime opere in cartapesta e hanno un coinvolgimento di tutta la città, perché come organizzazione anche lì è stata molto carente. Quindi mi viene a dire veramente speriamo che puntano molto sul carnevale, perché ci lasciano realmente vita facile. Per quanto riguarda poi, credo che entreremo su alcuni aspetti che giustamente si devono approfondire. Alcune cose però le voglio dire e le dico subito. Una novità che ho visto e che mi è piaciuta è stata quella ho visto dei pupi, forse delle opere in cartapesta che verranno messe in giro per la città, che oltretutto i carristi dovrebbero consegnare prima. Queste sono cose che secondo me fanno bene al carnevale e fanno bene alla nostra città. Quindi non tutto sempre deve essere criticato e non tutto sempre lo dobbiamo lasciare al caso. Secondo me quando ci sono anche delle cose, delle novità che sono significative, devono essere sponsorizzate e portate avanti. E questa è una di quelle. Però di pecche ce n'è tante e credo che durante la trasmissione le affronteremo. Ecco, di pecche ce n'è tante. Qual è? Ce ne dica una adesso e poi approfondiamo. Immediatamente credo che nuovamente siamo dal andati... Dal suo punto di vista ce ne dica una. Siamo andati nuovamente ad un costo secondo me esagerato, arriveremo ad una cifra che veramente sfiorerà, lo dico con grande rammarico, secondo me 300.000 euro quest'anno, forse perché come detto bene tu poc'anzi è l'ultimo carnevale, quindi si vogliono fare cose alla grande, ma se il carnevale deve costare 300.000 euro sinceramente io mi pongo dei dubbi e devo capire anche il ritorno economico della città. L'abbiamo sempre detto, ma fondamentalmente poi è un discorso che nessuna amministrazione, nessun assessore ha fatto. Il ritorno economico vero è che la città del carnevale di Sciacca. Qual è? Perché non si è mai fatto uno studio realmente serio sul ritorno della città? Noi da lì dobbiamo partire secondo me. Un altro fatto molto grave è la Fondazione Carnevale. Se pensiamo oggi che noi potevamo usufruire, e questo lo dico ai carristi, di 80.000 euro che Acireale ha avuto per quanto riguarda la fondazione, dico noi non le abbiamo. Cioè noi stiamo facendo per l'ennesima volta i nostri carri a tutto con semplicemente la cassa dei nostri cittadini. No, che poi sia tassa di soggiorno, vabbè, la tassa di soggiorno che poteva certamente essere spesa in un altro modo. Questi 80.000 euro, se noi avevamo la fondazione Carnevale, li potevamo investire certamente in servizi per i cittadini e per i turisti che oltretutto vengono a Carnevale. Non è stato fatto. Certo, caro assessore, 5 anni sono passati e credo che forse sulla fondazione si ci poteva lavorare meglio. Non capisco il motivo per il quale oggi siamo arrivati a un punto che la fondazione a Sciacca non esiste. Ci conserviamo una risposta sulla fondazione dopo, però sui costi voglio che lei risponda subito. Quanto costerà questo? Noi abbiamo messo in bilancio 150.000 euro per i carri allegorici. E poi i premi sono 150, quindi quelli sono fissi, non si toccano, e poi abbiamo preventivato un 70.000 euro in servizi. Quindi questi sono i costi. 220.000 euro allora. Sì, poi ovviamente a questo bisogna aggiungere i famosi costi del personale e quelli e quindi costerà di più dell'anno scorso? No, siamo bene o male sulle stesse cifre, dovremmo aggirarci su quello. E non pensa che siano troppi? Io penso che in relazione al passato siano anzi poco, nel senso che in questi anni, e qua abbiamo fatto la radiografia a tutti i costi, centesimo per centesimo, abbiamo portato il carnevale all'osso. Questo non vuol dire che il carnevale non si può ancora scendere, perché è chiaro che se ad esempio l'assessore che verrà non vorrà fare i fuochi d'artificio risparmierà altri 7.000 euro, se l'assessore che verrà non vorrà fare un po' di intrattenimento per le strade risparmierà altri 2.000 euro, ma viaggiamo comunque su quelle cifre, cioè, non sono più le cifre di una volta, qua non dobbiamo dimenticare che fino a 10 anni fa questo carnevale costava 4 volte questo c'erano contributi regionali e provinciali, c'erano i contributi regionali che non ci sono più, però io oggi a seguito di questa comunicazione, ma poi torneremo sulla fondazione di Acireale, mi sarei aspettato che magari i riferimenti politici che sono alla regione, in questo caso l'assessorato al turismo che fa capo al partito dell'amico Giacchino, l'onorevole Barbagallo, citofonato dalla componente saccense, poteva tranquillamente dire perché anche lei assessore, visto che noi Sciacca abbiamo il carnevale, anche se non siamo diretti amministratori ma siamo parte attiva della città, non contribuisce. E invece credo che come al solito, e qua non c'entra niente Giacchino per carità,
ci sia una regia politica che, come sempre, forse qui mi verrà d'accordo, preferisce agevolare sempre la parte catanese della nostra regione. Perché è materialmente così? Se vi prendete quella famosa tabella H e analizzate... Volevo parlarne dopo. Ah no, ok, va bene. Volevo parlarne dopo. Un'altra risposta a Settecasi. Lei dice non c'è ritorno economico, ma la tradizione che viene, insomma, valorizzata, la tradizione canale Sciacca, non è già comunque un punto che dobbiamo garantire rispetto alla vita pubblica? Allora, se il carnevale sia una risorsa che noi dobbiamo mantenere e valorizzare, io sono il primo sostenitore del carnevale, che però, ripeto, da un assessore che era veramente particolarmente interessato, che era uno che faceva il carnevale, uno che viveva il carnevale, io dopo 5 anni mi aspettavo certamente delle situazioni di un carnevale completamente diverso, un carnevale rilanciato, non mi aspettavo quello che è successo 2 anni fa dandoli a persone esterne che poi hanno combinato più casino che altro, non mi aspettavo, perché fondamentalmente il carnevale è fatto sempre allo stesso modo di come lo facevamo prima, non è cambiato nulla, ripeto, levando la nostra maestranza l'organizzazione è rimasta tale. Il discorso che io faccio, io non sono nemmeno per dire che 300.000 euro sono assai, oggi sono pochi, non sono io a dirlo, semplicemente voglio capire, ne vale la pena, la mia domanda è all'assessore e a tutti, ne vale la pena oggi spendere una cifra del genere, nulla togliendo che a carnevale si deve fare, perché si può fare pure con 3 carri, con 4 carri, spenderne 150, anche perché, ripeto, oggi spendiamo tutto con le nostre casse, non ci sono più finanziamenti provinciali, non abbiamo più finanziamenti regionali, non abbiamo più finanziamenti di alcun tipo, poi se l'assessore del PD o dell'NCD, dico sinceramente, a me me ne importa poco, perché la mancanza l'ha fatto il comune quando non si è dotato in 5 anni di una fondazione, allora, che reputava essere fondamentale. Poco, è un tema, quindi aggiungo, che secondo me non facciamo passi avanti, non abbiamo fatti, ed un assessore tecnico, perché tale, quantomeno quando io ero in maggioranza, mi è stato definito, mi aspettavo certamente qualcosa in più sul carnevale. Torneremo tra poco. Allora, Vincenzo Cucchiara, cominciamo con una prima riflessione. Intanto voi partecipate al prossimo carnevale con quale carro? Battito animale. Ci dice un po' qual è il tema? È poco politico, perché alla fine parlano sempre di politica questi carri. Allora, noi quando decidiamo di fare un tema, ormai guardiamo un pochettino più aperte, cerchiamo di prendere temi che sono attuali. Battito animale parla degli animali in via di estinzione, o tutta questa gente ricca che paga per uccidere un leone e poi farsi selfie e pubblicarlo su Facebook o altre parti. Perciò questo già è la cosa che ci fa notare più che altro che ormai è l'uomo animale, come si è visto anche sulle Iene, quei ragazzi che hanno ucciso quel cane, Angelo, che se ne è parlato tanto, perciò si parla di questo, il nostro Carlo parla di questo, degli animali che vengono maltrattati anche soltanto per una solo forma per gioco. Per gioco, sì. Per passare il tempo. Per passare il tempo. Cosa significa carnevale per te? Ogni anno dico che non devo fare niente. Poi appena arriva l'ora dei bozzetti e delle cose comincia a dire che pensiamoci. Perché l'indomani alla fine della manifestazione voi siete stanchi. Sì, stanchissimi. Allora, il prossimo anno... No, qua si parla di fondazione. Io, mio padre è dagli anni 80 che faceva carri, io dal 1998 che ho cominciato io da solo. E mi ricordo che mio padre mi diceva le stesse cose e anche io le ritrovo, che si parla sempre di fondazione, perciò non è che solo questi 5 anni, ma dico che si parla sempre di fondazione e non si è mai fatta, come si parla sempre di capannoni e non si sono mai fatti. Io credo sempre che il carnevale è importante per questa città. Credo pure che non è la cosa più importante, perché essendo un artigiano capisco che ci sono cose più importanti, che c'è gente che sta male, che vive male e che tanti soldi non si possono spendere. Però se uno ci deve credere secondo me al 100%. Dice, si deve fare il carnevale, facciamolo bene, si deve spendere soldi, si prende un contributo, si deve spendere soldi per fare dei capannoni, facciamoci dei capannoni e cominciamo ad avere un introito. Che l'introito, quello che sempre ho pensato io, è quello di fare dei capannoni. Facendoli anche noi stessi capisci, se il comune ci darebbe un'area con le piattaforme fatte, ognuno si fa il suo capannone per 20 anni, per 25 anni, dove il carnevale invernale si farebbe senza soldi, perché questi carri uscirebbero d'estate in un circuito chiuso, facendo pagare un biglietto, quei soldi che si prendono si potrebbe fare con le invernali, si potrebbe parlare da ora fino a, certo, all'indomani, a domani. E che noi qualche treno l'abbiamo fatto passare, perché i primi anni 2000 c'era un bel progetto per fare, sì, ma anche i capannoni, quelle vecchie sitas erano pure buoni, come il teatrino della politica, potevano essere pure già buoni. Diciamo la verità, c'era un bel progetto per fare capannoni con la giunta Cucchiara, però non si volle fare, perché sennò chissà
quale successo avrebbe potuto avere la Giunta Cucchiari, perché così si è ragionato in questa città, diciamoci la verità, perché le cose ora non si possono fare più, perché i soldi dove sono adesso? Per questo la domanda, dice, cos'è per te Carnevale? È una delle cose più belle, che è l'unico passatempo che ho, almeno io per esempio, perché oltre al lavoro, cioè questi 4 mesi di Carnevale che io mi passo con i miei amici, perché lo faccio soltanto per passarmi con degli amici, stare la sera insieme, divertirci e basta. Alla fine il risultato finale, sì, tu ci tieni a fare un bel prodotto, a ottenere quello che vuoi ottenere, però quello che conta è stare in compagnia e divertirci. Questo per me è Carnevale, basta. Carnevale non è soltanto i giorni della festa, evidentemente. Sono 4 mesi in cui si... Michelangelo Spoto, intanto con quale carro parteciperete nel 2017? Ma che burlesque. Sì, e qual è il tema? Il tema praticamente noi, anche come Cucchiara, qua non... non abbiamo accentrato sulla politica, ma sulla donna praticamente. Noi è più sulla donna che abbiamo accentrato il tema del carro, e abbiamo la figura, diciamo, abbiamo accentrato quasi tutto, diciamo, il carro, così la visione del carro su questa ballerina, su una donna che fa parte del burlesque. Quindi è un omaggio alla raffinatezza, all'eleganza, sì, no? Sì, in un certo senso così. Sì. Però poi c'è il doppio senso, ma che burlesque, chiaramente, è Carnevale. L'allegoria, diciamo, è questa di qua. E sì. Sul tema Carnevale, qual è l'esperienza personale intanto di Michelangelo Spoto? Io partecipo attivamente a Carnevale, tranne gli ultimi 11 anni, chiaramente, perché sono 11 anni che sono fermo. L'ultima partecipazione è stata il 2005, ma dal 90 al 2005 quindi diciamo che storicamente... Quindi quest'anno è un ritorno? Sì, per me è un ritorno, sì. È un ritorno che mancava, evidentemente. Cioè, mancava emozione. Anche in famiglia, non è che manca soltanto a livello personale, ma anche in famiglia, nelle comitive, manca, il Carnevale manca. Per chi fa il Carnevale, e lì devo contraddire Vincenzo, che non lo voglio fare, io non l'ho mai detto. Dico che non voglio farlo, lo vuole fare sempre. Questo non l'ho mai detto. Lo vuole fare sempre. Sempre, io lo sempre vorrei fare. Vede, fa parte della vita del Saccenzio il Carnevale, fa parte della vita, fa parte dei... diciamo è una parte socioculturale proprio del paese. Come si fa a denigrare, come alcune persone, o a non volere bene questa, diciamo, questo evento? Ci sono persone che non vogliono bene al Carnevale? Sì, ma a parole, perché poi la gente è tutta a ballare. Io c'è stato un anno che non ho fatto carro, e tutta la gente che vedevo, che magari intervistavate anche voi, dicevano: il Carnevale per me non ti deve fare, e poi erano le prime a essere truccate. E questo cosa fa venire fuori, secondo Michelangelo Spoto, questa contraddizione? Dico, no, Carnevale non mi piace, poi però... Questa contraddizione ti fa tenere presente questa festa, che non la fa spegnere, cioè non la fa morire. Però è proprio questa cosa, questa contraddizione, proprio questo parlarne. Come quando si dice parlarne male o parlarne bene, l'importante è che ne parli. Ed è così, questo è secondo me. Quindi è importante, diciamo, per Sciacca è importantissima questa festa, anche perché io ritengo che sia un veicolo pubblicitario per la città, non è solo la festa, non è cosa. Poi è così. Si è fatto bene, sì. Certo, si è fatto bene. Poi c'era da dire questa, ecco, cosa. Sul ritorno che invocava il consigliere Settecasi, cosa pensa un operatore del Carnevale? Ecco, questo ritorno che tutti ci aspettiamo, il ritorno su economico. Questo, io proprio su questo riflettevo, diciamo. Io credo che ci sia un grande ritorno, perché... Poi non lo so come si fanno i numeri, perché io chiaramente non sono un consulente, giusto? Non so come si fanno i numeri, però basta pensare alle presenze, e non solo, diciamo che il Carnevale garantisce, basta pensare che ogni persona almeno dovrà venire a Sciacca a spendere 10 euro, giusto, per venire a Sciacca. Quindi sono 10 euro per migliaia e migliaia di presenze durante tutta la festa, cioè penso che questi soldi, dico cosa. Poi sappiamo tutti che, cioè, praticamente l'economia si muove sempre dal commercio, dagli eventi. Perché gli altri paesi fanno eventi? Cioè San Vito lo Capo, un evento dietro l'altro, a cosa servono allora questi eventi? Si dovrebbero lamentare i sanvitesi, giusto? Posso dire comunque che quello che sta dicendo è importante. A San Vito Lo Capo si paga un biglietto, però. È importante questo passaggio. Qua scinde il Carnevale. Io penso che questo salto di qualità bisognerebbe farlo. Sì, ma qua scinde il Carnevale. Il Carnevale è un discorso, l'organizzazione è un altro. Non si paga l'ingresso.
occhio. Io non lo so perché si pagano le degustazioni, l'ingresso no, i concerti no. Quindi occhio. Si paga comunque un biglietto perché si fa diventare un evento un fatto economico. Ecco, in questo senso credo che quello che dice, che dica il consigliere comunale. Basta guardare anche gli altri carnevali senza dico andare lontani, bene o male la maggior parte sono così, cioè la maggior parte c'è un ritorno economico per le casse comunali, questo non ce lo dobbiamo nascondere, perché il mio discorso è uno, se noi utilizziamo la maggior parte della tassa di soggiorno e la investiamo sul carnevale, ripeto, a me sta bene, vorrei capire la tassa di soggiorno, è questa la domanda che faccio all'assessore, che sicuramente a noi questi soldi della stessa giorno entrano nei periodi estivi, per il carnevale, se mai hai fatto un confronto di quanta gente, io lì sì, poi mi trovi tu d'accordo, certo, voglio capire quanta gente c'è nei B&B, quanto ritorno abbiamo, pieno, il comune cosa i guadagna. I B&B erano pieni. E infatti, ma voglio capirlo pieni, se l'amministrazione ha già un piano finanziario fatto di del genere, io questo vorrei capire dall'amministrazione. Possiamo dire che se c'è una percentuale di questo, di questa tassa di soggiorno è anche dai posti letto occupati nei giorni di carnevale, diciamo così. Vorrei capire se l'assessore sa. Vediamo un attimo, questo. Chiedo al mio regista Lillo Cantone di mettermi in onda la lista dei carri, perché abbiamo parlato dei due dei nostri due ospiti, di quelli che presenteranno i nostri due ospiti. Eccoli qua, Machia Burlesque l'abbiamo visto, sì. Poi Dacci un taglio, Raggi di luce, Sarà perché ti amo, Battito animale, Attaccaticci o Attaccatici, com'è? Attaccatici. Attaccatici. E poi c'è naturalmente il Peppe Nappa. Non sappiamo quali siano i temi affrontati dagli altri, forse l'assessore, avendo visto naturalmente le proposte e bozzetti, qualche cosa ci potrà dire su questo. Però prima di fare rispondere l'assessore anche alle cose dette da Sette Case, vorrei una riflessione da Vincenzo Cucchiara. Secondo il suo giudizio c'è il ritorno per la città dal carnevale? Infatti io stavo interrompendo Fa Michele perché volevo dire, anche 150.000 euro che sono i premi dei carri, questi qua sono come se il comune farebbe un prestito ai saccenzi. Perché noi questi 150.000 euro che poi divisi per carri non rimane una lira nelle nostre tasche, anzi, forse ci rimettiamo, o sempre ci rimettiamo. Perciò questi soldi non li spendiamo perché compriamo materiale, c'è della gente che lavora dove diamo un piccolo contributo. Perciò dico, questi 150.000 euro già sono messi in moto, in giro, l'economia si accende. Ritornano. O tre B&B, o tre bar che sono quelli che forse guadagnano più di tutti sul carnevale, quella è un'altra discussione. Di questo c'è il ritorno economico, certamente che c'è. Il ritorno economico per che me c'è. Io quest'anno questo. Ho avuto poi una prova lampante, è stata quella quando sono venuto in Google, che ci ha contattato tramite Salvatore, che sono venuto al Capannone a vedere i carri, quando hanno visto i carri, che uno di questi elementi che organizzava Google, che faceva parte del carnevale di Viareggio, appena ha visto i nostri carri è rimasto a bocca aperta. Infatti la prima riunione, si ricorda l'assessore, faceva tutto lo scienziato, nel senso là, Viareggio, abbiamo questo, abbiamo appena venuto al Capannone, si è rimangiato tutto. Gli mi stai dando detto, ragione fondamentalmente. Ritorno di immagine, un grande carnevale. E non c'è. Hanno voluto infatti i carri in quella manifestazione, ci sarà un motivo. Quindi non c'è quel ritorno di immagine. Ecco, Viareggio per esempio si paga il biglietto per la sfilata. Accendo si paga pure 20 euro, credo. Viareggio ha costi abbastanza cari, ma Viareggio paghiamo tutti. È un'altra economia naturalmente, ma però si paga. Ma paghiamo ancora tutti la situazione di Viareggio, perché considerate che Viareggio naviga in mezzo ai debiti, il carnevale è indebitatissimo alla fondazione, tant'è che una delle voci di corridoio che sì, la fondazione è stata commissariata qualche anno fa, e una voce di corridoio che gira è che il contributo dei famosi carnevali storici che il Ministero doveva concedere per il 2016 non è ancora stato concesso perché stanno ripartendo la somma a disposizione, credo sia 1 milione di euro, per salvare parte del carnevale di Viareggio. Questa è un'altra notizia che è girata. Quindi di conseguenza, dico, Viareggio... Insomma, tutto questo è indicativo del fatto che viviamo tempi... Vabbè, magri, la situazione è drammatica. Tempi difficili. Qua, allora, fare... ecco perché... Vorrei un po' così fare l'avvocato del diavolo fino a un certo punto, naturalmente. Un certo sentimento viene fuori rispetto a quelli che dicono: ah, ma perché si deve fare il carnevale se non abbiamo? È come avere una Ferrari ma non avere soldi per metterci la benzina, in buona sostanza, se posso usare questa metafora. Però al tempo stesso c'è una tradizione da mantenere, c'è insomma anche questi ragazzi che fanno i carri allegorici. Che sono, Vincenzo è giovanissimo, mi permetto di... voglio dire, uno è un investimento per il futuro della storia, della città. Quindi, se noi ci fermiamo, si ferma veramente, altro che una biblioteca, 10 biblioteche fermiamo. Ecco, rispetto a questo, e rispetto alle cose che diceva prima Gecchino Sette Casi, la qualità anche organizzativa, vabbè, come si fa a garantire l'ottimo? Diciamo questo, io bene o male... le ho viste le organizzazioni, sia per una questione prettamente familiare, perché mio padre, diciamo,
collaborava all'organizzazione, collabora da anni, quindi bene o male già da piccolo io rompevo le scatole, vedevo i bozzetti prima, le scenografie del palco prima, quindi bene o male già ero un po', come dire, avvelenato di carnevale. Però ho visto che chiaramente sono stati due modelli che in questo paese sono andati avanti, il modello Falautano e il modello Augello. Sono i due modelli organizzativi. Stiamo parlando dei capi, dipartimento, capi dipartimento affari sociali e turismo succeduti del nostro comune, che sono stati comunque i due, diciamo, le due impronte che hanno creato la struttura Carnevale di Sciacca. Falautano dal lato, Augello dall'altro, hanno creato due sistemi che comunque hanno regalato alla città due cose, due macchine che funzionavano. Poi una magari rispetto all'altra poteva avere delle cose diverse, però bene o male ci hanno donato la struttura Carnevale di Sciacca. Io poi negli anni ho contribuito a dare il mio personale contributo da artista più che altro e da organizzatore, e qualcosina l'abbiamo modificata. È vero, attenzione, si vive di un carnevale che è già di per sé organizzato, su questo sono d'accordo, quindi il cambio dell'organizzazione parte da un cambio relativo un po' al bando, che bene o male dà la sterzata iniziale all'organizzazione, e poi nella introduzione o nella eliminazione di cose che già noi abbiamo visto dentro il carnevale. Poi se dobbiamo iniziare a parlare di sbigliettamento, di capannoni, lì entriamo in una fase che secondo me comunque noi siamo stati un pizzico tutti, dico la classe politica, la classe organizzatrice, scellerati. Perché avere perso quell'occasione del 2000 dei capannoni è stato un gravissimo errore. Oggi avremmo avuto un centro fieristico, avremmo avuto una zona da sfruttare, non avremmo avuto solo il Museo del Carnevale, punto e basta. Avremmo avuto una zona che diventava polo di un evento che poteva essere usato politico tutto l'anno. Ci fu uno ostruzionismo politico, negli anni, perché il progetto era finanziabilissimo. Esatto. Il problema qual è stato, Massimo? Il problema è stato che, come al solito, hai detto bene tu, siamo un paese, permettetemi la tipologia, di sciarrieri e di invidiosi. Perché se si fosse fatto quello, chi veniva dopo restava male perché il merito se lo prendeva l'altro. E così si è andato avanti nel tempo. Oggi non ci sono più treni che passano, quindi di conseguenza ci ritroviamo con questi santi ragazzi che sono costretti a lavorare come lavorano, lo sappiamo e non ci voglio tornare, e con le amministrazioni che non potranno mai più realizzare in questo momento capannoni. Perché vedi, Giacchino, io lo dicevo ieri, nel 2012 la situazione dell'ente era drammatica. E non si è fatto il carnevale per scelta ovviamente dell'assessore del tempo, di un direttore di ragioneria che ovviamente aveva delle paure davanti, e ci siamo fermati. Il fermo di un anno, quando io sono arrivato gasatissimo, facciamo subito il carnevale, a me è seccato il cuore, proprio usando questo termine, quando andando in ragioneria per mettere le somme mi sono detto no. E abbiamo iniziato una serie di riunioni inutili, e io mi sono reso conto che avevamo iniziato un'agonia che portava poi a non fare il carnevale nel 2013, che era di risparmiamo di qua, poi si inizia con le frasi quelle assurde tipo ma coinvolgiamo gli sponsor, sono tutte cavolate che non portano a nulla. Perché sono cavolate? Sono cavolate per un semplice fatto, che noi viviamo con una burocrazia che non crea oggi i sistemi di risoluzione dei problemi. La burocrazia crea i problemi, non li risolve nessuno. Quindi cosa è successo? Che in quell'anno noi siamo seduti a tavolino tutti, ma c'era anche parte della maggioranza, c'era l'opposizione, si è lavorato per capire di trovare una soluzione. La soluzione era solo una, quella di trovare i soldi e dimetterlo. Con tutta la tassa di soggiorno c'erano ancora dei problemi legati, e il 2013 se n'è andato così nel dimenticatoio. Il 2014 fu un anno di un tentativo che, voglio ribadire, quello non fu un brutto carnevale, perché furono carri molto belli, è stato un carnevale scarognato da un punto di vista meteorologico. Però la storia è passata. Meteorologico, è un carnevale gestito male perché abbiamo dato il carnevale in appalto, io oggi probabilmente non lo farei più, e lo abbiamo dato a persone che bene o male una cosa l'hanno fatta, cioè hanno sgarrato nell'organizzazione, questo non si discute, però a onor del vero, se ancora oggi non hanno saldato debiti, perché so che alcuni debiti non li hanno saldati, di sicuro per la Sciacca sono venuti soltanto a perderci. Quindi questo io lo devo anche riconoscere. Se nel 2015, sebbene io sia stato uno scellerato a fare il carnevale in quelle condizioni, cioè con un mese di tempo, con tre carri, l'ho fatto solo ed esclusivamente, lo posso dire a distanza di due anni, perché se non l'avessi fatto nel 2015, neanche nel 2016 non avremmo avuto il carnevale. Ci saremmo ricaduti nella trappola, che è una trappola che poi agevola tutti, perché quando tu non fai una cosa ti levi il pensiero dalla testa. Cioè io vedo adesso, oggi, che per costruire il carnevale, io già vedo i dirigenti che giustamente c'è la preoccupazione, e questo come si fa e l'altro come si fa. L'averlo rimosso significa levare un problema. Come le Olimpiadi. Vabbè, questo è facile, ma guarda, hai fatto l'esempio lampante, è proprio così. Poi sull'aspetto promozionale, io posso dirvi che l'anno scorso le presenze a Sciacca sono state notevoli, e il fatto che oggi
si telefoni già all'ufficio turistico per avere la conferma dei due fine settimana, per avviare le prenotazioni e i pacchetti speciali su internet, è un segnale, perché se mi telefono alla struttura ricettiva e vuole la conferma e mi chiede le notizie, mi chiede già una bozza di manifesto, vuol dire che l'interesse c'è. È chiaro, Giacchino, sono consapevole del fatto che la promozione non ha mai limiti e si può fare sempre e si deve fare sempre di più. Però è anche vero che oggi comunque bisogna fare la lotta con un periodo storico che è particolarmente difficile. Non prendiamo esempio sempre dagli altri, perché oggi... torno a fare l'avvocato del diavolo. Il periodo storico è difficile, ma per forza dobbiamo farlo, il carnevale. Ma lo dobbiamo fare perché lo dobbiamo tutelare, perché è parte della nostra storia. Perché non si può discutere ancora oggi se un carnevale si deve fare o no. Perché noi alla fine, quando ce ne torniamo a casa, dopo aver fatto le nostre prose europee all'esterno, sappiamo tutti che abbiamo il carnevale, tutti abbiamo il CD di carnevale in macchina, tutti su YouTube ci colleghiamo, faccio io il pomeriggio anche dentro l'ufficio. Le scampagnate, c'è la musica di carnevale. Quindi è indiscutibile, il fatto non è una discussione trattabile. Quindi quando si dice di non fare il carnevale, vuol dire, mi dispiace dirlo, che non si tiene alla propria città. E c'è il ritorno? Il ritorno certo che c'è. Quello che dice Vincenzo è la filosofia giusta. E nessuno mi venga a dire, di chi sta in centro storico, che il carnevale non porta benessere, perché io ricordo che ci sono commercianti, rispetto ad altri che hanno magari una voglia di dire le cose in maniera diversa, che dicono col carnevale non ci cambiamo poi tutti gli altri mesi dell'anno. Quindi questo è sicuramente un'affermazione che non va sottovalutata. I 150.000 euro vengono riversati interamente nel territorio. Quindi dico, alla fine, se il turismo c'è, se comunque le attività commerciali in quel periodo vanno bene, se lavorano anche operatori, che mi dispiace dirlo, ma la riflessione che ha fatto Vincenzo è giusta, rispetto al passato che tutti lo facevano per amore della festa, oggi c'è un po' di remunerazione dietro, è chiaro che l'economia gira. Più di questo, ragazzi, che si deve fare? Cioè, noi facciamo un confronto con i nostri vicini di casa, 10 Reale, viaggiamo su cifre diverse, ma viaggiamo su introiti molto simili, perché a Cireale, sebbene abbia poi la fondazione, quando dirai tocchiamo l'argomento, spende esattamente il doppio e mezzo di quello che spendiamo noi. Di soldi del comune. Cioè, allora, funziona così. Ci sono delle differenze. Più 80.000 euro. La situazione degli altri comuni è questa. Il comune di Cireale l'anno scorso spende 800... Due anni fa, perché l'anno scorso ha fatto... Posso fare una premessa. Il comune di Cireale elegge qualche deputato regionale in più, magari. Ah, vabbè, ma quello non si discute. Questo lo vorrei dire anche ai miei concittadini che... Io politicamente posso dire che comunque, noi lo dico, siamo scarognati sotto questo punto di vista, perché comunque in questi anni del male. Noi abbiamo avuto l'anno scorso, ci facciamo del male, non siamo solo scarognati, del 2016 della regione di 16.000 euro, perché noi abbiamo partecipato ai bandi ai quali possiamo partecipare ovviamente come ente comunale e aspettiamo i 16.000 euro ancora dell'anno scorso. C'è un totale disinteresse. Io ricordo prima con la Stancheris si fece una discussione, bene o male qualcosina si era fatta, ma non parliamo di contributi perché non ce n'erano. L'ultimo grande contributo fu quello del 2011, che fu di 121.000 euro, se non vado errato, che chiaramente un pochettino... Però quello fu un carnevale, Michele Ferrara ne è testimone, dove il comune investì i suoi 300.000 euro. Questi 100, mettiamo 100 della regione, a un certo punto vi racconto che quando si chiuse il programma ci eravamo resi conto che eravamo andati sotto, cioè nel senso che nelle nostre programmazioni avevamo sballato i conti. E Michele Ferrara allora chiamò Eugenio Dorsi, che venne a Sciacca a farsi il giro presidente della provincia, dobbiamo dire le cose per completezza di informazione, e il due giorni dopo arrivò un fax con un decreto di un finanziamento di 25.000 euro al volo. Cioè è stata una cosa impressionante e fu l'ultimo atto che la regione e la provincia fecero nei confronti di questa città. Perché per le province ed è stata una delle edizioni ma credo la più bella che ci ricordiamo. Allora, sette casi, qualche risposta mi sa che si deve dare. No, mi sono preso oltretutto, Salvatore, alcuni sì, quando vengono gli ospiti qua con i documenti mi fanno paura. No, non sono documenti, più che altro sono appunti perché è giusto che hai detto moltissime cose. Io purtroppo, siccome è anziano, soffre di... è giusto, più che altro, bravo, siccome non ti ho interrotto, quindi era giusto che mi scrivevo qualcosa anche per puntualizzare più che altro. Parto nuovamente dalla somma e faccio subito un piccolo esempio, no? Tu hai detto due minuti fa che ci sono i giochi d'artificio che costano 7.000 euro, no? Magari la prossima amministrazione li potrebbe tagliare. Io, oggi, amministratore, li taglierei subito.
perché non è normale che noi non abbiamo 6.000 euro per fare le fotocopie e portare il PRG a Palermo e spendiamo 7.000 euro per fare i giochi d'artificio, se mi consenti. Però la mia politica, che magari può essere diversa rispetto a un altro, io la vedo sotto questo aspetto. Nulla togliendo rispetto a Carnevale, perché Carnevale senza giochi d'artificio comunque, secondo me, non cambierebbe nulla. Questi soldi certamente potrebbero essere sfruttati per altre cose. Sul ritorno io ancora, sinceramente, caro Assessore, non mi ha convinto. Ma non mi ha convinto non perché io penso che non ci sia ritorno per i cittadini, per le attività, non ci sia ritorno perché 150.000 euro vengono comunque, hanno detto bene i carristi, spesi sul territorio. Io vado oltre, io penso che il Carnevale deve essere per noi un punto di rilancio. Non regge il confronto con la Cireale. Io mi ricordo, quando ero piccolo, e veramente me lo ricordo a malincuore, vedevo... E credo, tutto lo dico tranquillamente, era amministrazione Cucchiaro Turturici, non mi ricordo gli anni precisi, il nostro Carnevale, su Striscia la Notizia. Quando ero piccolo, quando è lì? Vabbè, 32 anni, quindi abbastanza, parliamo già di 10 anni fa, 15 anni fa. Quindi dico, vedevo il nostro Carnevale su Striscia la Notizia, vedevo il nostro Carnevale sulle reti nazionali e sinceramente da cittadino di Sciacca io mi sentivo orgoglioso a vedere il mio Carnevale a Striscia la Notizia. Ero all'università a Palermo e tutti realmente parlavano del Carnevale. Poi ho visto, ad un certo punto, è scomparso. Cioè, noi l'anno scorso a Palermo, credo che c'era solo un manifesto, se non di più. E credetemi, anche i palermitani sentono il Carnevale di Sciacca, i palermitani vengono. Ce ne sono stati 3 anni fa che alcuni amici miei palermitani non sapevano nemmeno le date del Carnevale. Le date! Quando parlo di organizzazione, io parlo di questo. Non è normale che noi, ripeto, spendiamo 300.000 euro per fare un Carnevale, quando poi la vicina Palermo, dove realmente vengono moltissimi cittadini... Il bacino d'utenza del Carnevale di Sciacca è Palermo. E non sanno le date, quindi dico un problema c'è sull'organizzazione. È normale che c'è, io me lo pongo da cittadino, da consigliere comunale. Me lo devo porre. E mi dispiace, caro Salvatore, non te lo poni tu come assessore. Credimi, mi dispiace. Perché io oggi mi aspettavo, come l'ultimo tuo Carnevale, di dire e di fare delle cose completamente differenti. Io mi aspettavo un rilancio, mi aspettavo un Carnevale estivo che veramente era estivo. Io mi aspettavo determinate cose che non ci sono state. E non diamo la colpa sempre alle solite cose. Non ce n'è stato un rilancio. Il Carnevale è fermo. Il Carnevale è rimasto per com'era in precedenza. Anzi, solo che in precedenza, ripeto, c'erano fondi, c'erano soldi regionali, c'erano soldi provinciali, il comune era dotato di somme diverse, oggi non ce lo possiamo più permettere. Quindi, ripeto, 100 carnevali per quanto mi riguarda, ma che abbiano una funzione per i nostri cittadini. Perché, se mi consentite, non voglio fare demagogia o populismo, non è normale che poi noi mettiamo, e lì dice bene Cucchiara, quando ci sono cittadini che realmente oggi soffrono un grave disagio, e noi sul sociale mettiamo pochi spiccioli per poi andare a fare cosa? Un carro in meno? Sì, preferisco fare un carro in meno, se mi consentite. Io la penso in questo modo. Oggi, con questo Carnevale, come è studiato, io preferisco fare 1 o 2 carri in meno e darli realmente alle persone che però oggi soffrono questa maledetta crisi. Io la penso così, ma non Spoto, perché, non, è, amo, non, perché non amo il Carnevale, perché penso che come è organizzato non funziona. Qual è la sua opinione sull'organizzazione? E poi su altro. C'è di essere d'accordo in parte con quello che dice l'assessore. Poi vorrei anche introdurre un altro tema. Le penalizzazioni che sono state previste dal bando, voi le condividete questa cosa che ogni mezz'ora di ritardo, multa, come decurtazione, diciamo così. Condividete questa cosa? È un modo per, come diciamo si dice, che le, diciamo che le regole, per me ci devono essere delle regole. Cioè non esiste una società senza regole, concordo, una manifestazione senza perfino regole. Perfino se si tratta del Carnevale. Cosa, perfino se si tratta dei Carnevali, giustamente. Anche perché, devono dire anche la loro, non è che ci lasciano liberi di fare certo la qualsiasi cosa. Ci sono state anche in passato, magari non applicate, ma ci sono sempre state delle regole. Ora magari sono un po' più fermi sulle decisioni che hanno preso, diciamo. Anche perché bisogna risparmiare pure un assessore. Esatto. E dal punto di vista organizzativo quali sono i suoi dubbi? Organizzativo c'è al solito tantissimo da dire, ma principalmente ci vorrebbe il portavoce proprio della festa, non dei carristi soltanto, ma della festa. Un direttore artistico, diciamo così? No, un direttore, diciamo, una persona che si interessi tutto l'anno, che lavori tutto l'anno per organizzare il Carnevale. La fondazione, purtroppo, devo dire che
su esperienza di Viareggio o anche da Cirreale non ho sentito che siano troppo felici della, che ci sia tanta felicità per avere la fondazione. Magari in alcuni punti diciamo è utile perché ha avuto in altri finanziamenti, ma la fondazione non è che non costa nulla. Non sono quei costi esagerati che dice l'assessore. Sì, ma nella fondazione io per quello che mi risulta, io penso che intanto il presidente onorario è sempre il sindaco, sì, e decide l'organo che costituisce. Insomma, diventa un organo di sottogoverno. Lo decide sempre la politica. Oh. E allora se la politica sta... teniamoci quella nota, inutile che ne facciamo un'altra. Perché se poi il presidente tocca al partito X, il consigliere tocca al partito Y. Il consigliere tocca un altro... Cioè ci sarà il solito, diciamo... E se invece la fondazione prevedesse che siate voi a farne parte e voi a gestirlo? Ci vuole... La politica tanto troverebbe sempre il modo per... Sì, la politica troverebbe... Cioè, ma d'altronde... Però mi sembra questo il solito problema. Una fondazione senza la politica è inutile. Però mi permetto di provocare... Una fondazione senza la politica poi... Sì, mi permetto però di fare una provocazione. Mi sembra poi che noi non vogliamo fare una cosa perché abbiamo paura... delle conseguenze, no? Come regge Roma c'è finito. Non viene poi fuori questo, lascia un po' l'amaro in bocca questo fatto. Dici, no, non facciamolo perché altrimenti succede. No, il discorso è che si è voluto fare, tante volte si è voluto fare, ma come poco fa diceva l'assessore, sciacca un po' rimane il paese di Perollo e Conteluna. Certo. Cioè, giusto, storicamente questo è sciacca, quindi se noi lo vogliamo fare ci sarà Cucchiara, per dire Cucchiara, che no, tu non lo fai perché, non a me, perché a me non è stato consentito. Il no, non me l'hai... dei carristi rischierebbe di spaccarsi pure? Ma si è spaccato molte volte, non è che storicamente lo sappiamo, ci sono state diverse volte che si sono associate, diciamo, ci sono state le associazioni dei carristi dove ci doveva essere un portavoce. Non è cambiato nulla, cioè, quindi questo che cosa significa? Anche perché chi ci va là, che ci vai tu, succede le solite chiacchiere, e quindi è questo. Però ci vorrebbe qualcuno che politicamente corretto, corretto, farebbe l'interesse. Politicamente, dove politica ha un valore importante. Certo. Farebbe diciamo, gli interessi del settore. Non abbiamo trovato. Poi ancora. Mi spiegherete perché non avete voluto fare temi sulla politica. Magari se l'assessore ha una proposta, se l'assessore Monte non è... va in pensione. Va in pensione, ci può. Lasciamolo andare in pensione. Chiara, questo quello che dice Spoto mi lascia un po' così, mi fa cadere un po' le braccia, lo dico. Con rispetto per quello che ha detto, però lui dice, secondo me, lui fa venire fuori una realtà che purtroppo è quella che è. Questa è una città litigiosa, perché non c'è un fronte compatto nemmeno per il carnevale. Ecco, qual è l'opinione di un giovane che però fa il carnevale dal 98, quasi 20 anni, quindi mi pare che si possa dire che ha una bella esperienza. Jeff Ferrari. È la verità che anche fra di noi c'è sempre un po' per... l'atmosfera che si crea, la rivalità c'è sempre, la cosa, allora comincia a esserci un pochettino gli attriti tra di noi. Anche quest'anno il carro che è stato escluso è un gruppo che esce da un'associazione che erano tutti insieme l'anno scorso, per dirla, già quest'anno stesso. Perciò c'è sempre quella... Quindi c'è stata una scissione in un'associazione? Sì. Perciò c'è sempre quella... Anzi, negli ultimi anni abbiamo cercato un pochettino di dialogare un pochettino anche... sia l'anno scorso ma anche quest'anno, cioè di noi ci siamo parlati, stiamo cercando di costituire tra di noi una sorta di associazione, così, però non è verbalmente scritta ma a voce, dove ci sarà un portavoce. Abbiamo accennato così in una riunione, però ora ci dovremmo riunire lunedì, se non vado errato. E sareste tutti questi che partecipate al prossimo carnevale? Sì. Quindi queste sei associazioni... Con un portavoce. Sei più uno sono, no? Sei più uno, sì. Quindi anche quella che fa il Peppernappa. Un portavoce che cerca un pochettino di portare tutti i bisogni che abbiamo noi carristi, portarla all'amministrazione per essere un pochettino più snello e veloce a fare le cose. Beh, questa mi sembra una bella novità, sinceramente. Sì, comunque un portavoce deve essere una persona, diciamo, del settore. Certo, un portavoce dei carristi. E di solito diciamo che in questo periodo siamo tutti impegnati. È difficile fare, diciamo, coincidere la costruzione del carro con la parte, diciamo così, organizzativa. Noi lo sappiamo, cioè anche se ne fossimo capaci, però
E quindi dobbiamo che fate? Stare all'interno. Lo fate o non garage? Lo fate? Cioè, non la fate questa associazione? No, magari se la facciamo. Magari ecco, la fate. Questo mi sembra un passo avanti, assessore. Assolutamente, perché finalmente. Ma io devo dire che. Scusatemi, voi che avete il polso della situazione, chi è rimasto fuori? Ci sono state 7, 8, compreso il Pepe Nappa, che hanno presentato istanza. Ci sono altre maestranze rimaste fuori che hanno deciso di non... Sì, sempre. Ce ne sono molte? Sì. Quante ne rimangono? Magari voleva partecipare e poi non ha presentato. C'era Monica di Vallelunga che voleva ancora partecipare. Quindi ci sono, diciamo, almeno altrettante associazioni? Due associazioni. Però se si pensa al ricambio, non c'è un ricambio per ora. Noi siamo gli ultimi giovani. Quindi se per esempio l'anno prossimo Cucchiara non partecipa, per esempio ci sarebbe un carro in meno. Questa è la mancanza di ricambio, e questo è il pericolo che si può generare. E sulla fondazione cosa dice Cucchiara? Ma sinceramente devo dire la verità, non so bene come funziona quella fondazione. Ho sentito sempre tanto parlare, però alla fine non ti saprei dire ora se può servire o no. Non saprei dare un giudizio. Ma basta vedere le esperienze. Sempre parliamo per esperienza anche degli altri carnevali. Sì, questo sì, però non so bene come funziona e cosa servirebbe. C'è una qua. Fondazione che viene commissariata, insomma, vuol dire che qualcosa non va. Certo, se però, ma non solo in questo, cioè, ricca via Reggio, sostanzialmente come... dell'idea che ho, allora perché ho portato questa cosa che stiamo cercando di riunirci, perché è una cosa che già io ho il lavoro da aprile-maggio, Michele come ha detto è rientrato da poco, perciò noi quei vecchi che l'anno scorso venivamo dal Carnevale abbiamo cercato di portare questa cosa avanti e stiamo cercando di riorganizzarci noi insieme, tutti i carristi, insieme alla Prologo, lo dico qua, ma l'assessore già qualche cosa l'avevamo detto, stiamo cercando di unirci tutti insieme per creare un gruppo di organizzazione che, a prescindere dall'amministrazione che ci sarà futura, già è compatta e sa lavorare su questa festa. Quindi diciamo una sorta di fondazione? Di unione, mettiamola unione. Sette case, la Prologo sempre c'è. Ma ormai è ovunque la Prologo, quindi oltretutto... Però si potrebbe fare di necessità virtù alla fine, no? Guarda, voglio dire una cosa che magari pochi si aspettano. All'interno della Prologo ci sono ragazzi come me, veramente ragazzi che si sono spesi in questi anni per questa città, ci sono ragazzi che hanno realmente fatto moltissime attività, moltissime feste per tutti noi. Se poi, ripeto, come sempre, l'amministrazione dice una cosa e poi ne fa un'altra, questi sono punti politici che certamente non riguardano chi fa parte della Prologo. Per quanto riguarda però una cosa, se me la consentite, ve la voglio dire, il vostro discorso di associarvi e fare un portavoce, no? Per portare le stanze all'amministrazione. Questo ancora mi fa pensare, quello che dico io, è che ho ragione. Significa che realmente questa amministrazione è lontana da voi, è realmente lontana dai carristi, perché se voi avete bisogno di uno portavoce che vi porta le istanze, diciamo, a voi, dico, ho ancora dei dubbi, ma non lo dico con critica politica, lo dico a Salvatore come amico. Vabbè, perché, ma ripeto, c'è anche un problema organizzativo, no? Ci mancherebbe, però invece di fare 7 riunioni se ne fa una. Ma il mio discorso è diverso, io da Salvatore, ripeto, uno che al carnevale ce l'ha nel sangue, mi aspettavo realmente un rilancio. Io mi aspettavo che lui certi problemi già li conoscesse, perché ha vissuto pure l'altra parte, ha vissuto nella parte dei carristi. Quindi io, da Salvatore, oggi, dopo 4 anni di amministratore, mi aspettavo qualche novità. Comunque, Cucchiara, se voi volete fare questa operazione con la Prologo, non potete fare un'associazione verbale, dovete... Beh, questo qua, dico, sono state... Ancora ci dobbiamo riunire tra di noi, è stata una cosa pensata. Insomma, ma perché la Prologo? Vi spiego pure perché la Prologo, perché... Negli ultimi anni è stata quella che insieme all'amministrazione ha un po' organizzato questa festa, perciò già sa come muoversi. Non è tanto per questo carnevale, ma per i carnevali futuri, così la prossima amministrazione che viene potrà trovare una gente dietro che già sa come è organizzato, ci saranno i carristi che fanno i carri, e dare una grossa mano d'aiuto per poter cominciare a crescere e allora dare ragione a Sette Case di poter spendere meno e guadagnarci di più. Allora, Assessore Monte, rispondiamo intanto... se vuole, sul fatto che manca una politica di rilancio del carnevale, secondo l'opinione di Sette Case, e poi la fondazione, che è il tema che io vi ho chiesto di rinviare, anche se poi inevitabilmente se ne è parlato. Allora, io in questi anni sono stato accusato di pensare sempre solo al carnevale, quindi bisogna mettersi un po' d'accordo sulle accuse che si fanno. Certo, una battuta me la deve consentire, prego. Che lei avesse ricevuto la delega allo sport era ah, quella è cosa. Stata solo una... lasciamo perdere. È una battuta. No, c'è stato tutto. Superata questa cosa. Per carità, questo incubo è passato. Quello che dico semplicemente è questo.
non è stato facile in questi anni. Da direttore artistico, da operatore è molto più semplice, perché da direttore artistico o da operatore dell'organizzazione tu hai il pensiero solo ed esclusivamente ad organizzare, punto. Cioè si limita a quello, e tu hai l'assessore che deve risolvere i problemi legati ai finanziamenti, all'organizzazione un po' più amministrativa. Quindi in questi anni comunque questo ruolo, con i dirigenti che poi ho avuto, prima Rapisardi, oggi l'avvocato Todaro, devo dire ho avuto il giusto sostegno. E bisogna adesso dire che noi abbiamo fatto una miriade di riunioni prima di uscire il bando, ne abbiamo fatte una decina, se non vado errato, dove ogni sera ci incontravamo, stavamo a parlare punto per punto, a sistemare, quindi bene o male noi un lavoro sinergico lo abbiamo fatto, perché se io devo scegliere se organizzare il carnevale o un'altra cosa, la gente, addirittura qualcuno mi ha pure sfottuto come assessore alla cultura invece che alla cultura, perché do troppa importanza al carnevale, vabbè, ma ci può stare anche in termini di ironia. Detto questo, è una critica un po' radical chic. Vabbè, di questi, diciamo, questi acculturati un po' più di nicchia. Vabbè, a parte questo. Vabbè, si fa davvero poco di cultura comunque. Ma la cultura, possiamo fare un'altra puntata su Vespero. Facciamola, cultura, però nessuno... puntate sulla cultura ne farei, non una. Dico anche perché che tira di più il carnevale, però. Il problema sai qual è, Giacchi? Che in questo paese faccio più spettatori col carnevale. Che è ancora convinto che il carnevale non è cultura. No, cioè, questo è sbagliato. Ed è sbagliato, cioè sbagliato. Umanamente sbagliato. Però Salvatore, c'è pure chi pensa una cultura in maniera diversa, certamente non si possono lasciare da assolutamente. Soli. Ovvio. Non possiamo abbandonare chi per cultura intende una spiegazione di un libro, un cinema o una proiezione diversa. Dico, anche quella gente, sono nostri cittadini che sono uno che fa teatro. No, quindi per noi dobbiamo anche lì cercare di tutelare anche quella. Per il resto io credo che... Vabbè, scusatemi, sì. È indubitabile che il carnevale dreni più risorse di altri eventi culturali. Certo, quello sì. E che quindi noi, la città, l'amministrazione pro tempore faccia una scelta inevitabile. Insomma, il carnevale ha dei costi che altri eventi non hanno. Purtroppo e quindi sì. Viene quasi svuotato il capitolo. Quando tu destini l'80% delle risorse per gli eventi al carnevale, è chiaro che non hai niente. Ecco, in questo senso pollo. Forse la critica... Ma questa è la critica che io ho definito radical chic può avere... Quello che avete investito nel carnevale, sfruttarlo. Il discorso che dico io, allora. Questo è il ragionamento. Su questo siete d'accordo. Chiudiamo sulla fondazione. Non ci siano persone. Non parlate tra di voi. Chiudiamo sulla fondazione. Una cosa. Negli anni io sono stato sempre contrario alla fondazione. E non sono stato contrario alla fondazione perché, come dice qualcuno, avevo paura di essere fuori dai giochi, perché non è mio interesse, io non vivo di carnevale, attenzione, per me è un hobby, è un passatempo, è stato un lavoro anche e quello resta. Sono delle idee invece che ho provato in questi anni a tutelarlo, perché ho visto, vivendo altri carnevali e avendo rapporti con altri carnevali, che è un'arma a doppio taglio, nel senso che io sono il primo a dire che ci deve essere un ufficio, un ente, qualcosa che lavori comunque al carnevale, un ente che sia dentro il comune, che non sia la Proloco, che non sia un'associazione di nessun genere, che sia il comune, che dovrebbe destinare un dipendente, due dipendenti a lavorarci tutto l'anno. Che sia l'ufficio carnevale. L'ufficio, questo sono il primo che lo dice, ma lo dico pure sapendo che all'ufficio turistico, alla sezione turismo, due persone, quindi già mi sparerei in testa. Però su questo bisogna investire, quindi io dico alle prossime amministrazioni, ritagliate due persone che facciano solo questo, perché è giusto che sia così. Però... quando il Carnevale 10 Reale, che costa 800.000 euro, prende 800.000 euro dal bilancio comunale e li versa nei bilanci della Fondazione, non abbiamo concluso nulla. Perché qual è l'agevolazione? L'agevolazione sta esclusivamente nel fatto che noi dobbiamo fare 150.000 gare, cose, controlla, fai, dice, ed è una cosa ovviamente un po' più astrusa. La Fondazione può procedere alle volte anche con gli incarichi diretti, quindi è un po' diverso. Ma le risorse finanziarie arrivano sempre da papà comune, quindi bene o male questi soldi vengono trasferiti e riutilizzati. Poi se la Regione Sicilia, ho detto nella... E in più il comune deve sempre garantire la polizia. Cioè, i servizi sono sempre garantiti. Ecco perché la festa in appalto non ha funzionato. Assolutamente. Perché il comune comunque delle spese ha un ruolo di leadership, lo deve avere. Certo. Però, cosa dico, se la Regione Siciliana invece da quest'anno in poi comunica che il criterio per i carnevali è quello di dare soldi di un certo, ovviamente, ammontare notevole alle fondazioni, io sono il primo che dice lavoriamo per la fondazione, ma voglio questa garanzia, perché 80.000 euro al carnevale farebbero comunque bene, e io sarei pronto a smontare le mie idee, ma lo voglio detto, io non voglio una regione che un anno mi fa un bando, un altro l'anno successivo me ne fa un altro, il terzo anno dice non lo so cosa facciamo e siamo rimasti tutti quanti nel baratro. Bisogna essere chiari e precisi. Spot, avete cominciato a lavorare? Sì.
Proprio questa settimana noi abbiamo iniziato. Ma come, quando cominciate cosa fate? Vi sedete? Intanto il bozzetto c'è. Quando si inizia già... si inizia molto prima. Noi già abbiamo iniziato. E cosa si fa quando cominciate a vedervi invece... Prima di quest'estate ci eravamo seduti a ragionare. E quando vi vedete al garage cosa fate? Riunione? No, vabbè. Cominciate a... Dipende il periodo, ecco, l'inizio. Sono curioso, da dove si comincia a fare un carro? Qual è la prima cosa? Sa quando... A scuola dice, devo fare il tema, non so come cominciarlo. Noi, come prima cosa, le prime due cose che ha fatto Venezia, che è il nostro, diciamo, modellatore, ha modellato due teste in argilla. Ah. Queste sono proprio la fase iniziale. Questo è l'inizio. È l'inizio delle cose. Io mi sono sistemato il reparto officina che faccio i movimenti, diciamo strutture e movimenti. Mi sono sistemato quello lì, oggi è arrivato anche, diciamo, il ferro per costruire. E le sere che cominciate poi a mangiare tutti insieme quando cominciano? A gennaio? No, già noi penso che da lunedì inizia. Quindi tutte le sere? Già, sì, perché è intorno, diciamo, alla tavola che si riunisce l'associazione, certo, chiaramente, e poi da lì parte No, a me piace tutto. Nelle presentazioni dei carri che c'è il modellatore Tizio e poi cuoco. Mi piace fondamentale. Da dove avete cominciato pure voi? Sì. Da dove avete cominciato voi? Il modellatore hanno fatto già la prima testa, già fatta in creta e poi in resina. Ma quanto vi divertite, Cucchiara? Durante la preparazione? Non tutte le sere, giustamente sono qua, sono sere. Non è sempre divertimento. Sono lavoro, giusto? Non è sempre divertimento. Però ci divertiamo. E poi, a ridosso della manifestazione, avete i visitatori, quelli che vengono a vedere. Sì, tanti. Ma la cosa che mi fa più strano quando si dice carnevale. Vengono persone, altri carristi di carnevali minori qua vicino, di Cefalù, di Canicattì, ma di tanti altri paesi. Che poi vengono e magari vengono a dire tu sei Vincenzo Cucchiara, sì, perché ho visto le tue interviste su YouTube, ho visto i tuoi carri, tu hai fatto questo, tu hai fatto quello, cioè tutti i carri che io ho fatto le sa meglio lui che io. E vedo che allora c'è interesse per queste feste, ci guardano in continuazione da tutti i carnevali. Era una cosa bella, perché alla fine... Un po' di sciovinismo mi fa riflettere, ha detto che ci sono cose minori evidentemente rispetto a Sciacca, c'è qualcosa dove Sciacca... Avanti, perché normalmente noi gli sciacchetani penso tendono a dire che Sciacca ha ispirato molti carnevali, sì, diciamo, della provincia. La nostra allegoria credo che è sul carnevale unica. Sì. Cioè, su questo mi pare che siamo tutti d'accordo. Ma cercano di imitarci, ma il nostro è l'originale. Fai solamente due precisazioni e soprattutto non abbiamo parlato, o perlomeno non abbiamo semplicemente sferato il museo del carnevale, no? Secondo me è un'altra risorsa che questo comune ha, ma che rimane tale, inutilizzata, rimane lì, sola a se stesso. Quando l'apriamo questo museo? Infatti, bella domanda. In questo momento l'amministratore dovrei soltanto mettermi davanti a questa telecamera e chiedere scusa, perché non potrei fare altro. Perché quello che dice Gioacchino, che dice in maniera molto educata, ma se io fossi stato all'opposizione penso che avrei preso la sedia e l'avrei tirata in testa all'assessore presente, quindi è un signore. No, ma c'è stata pure l'inaugurazione che diceva. Non si può avere, perché noi abbiamo inaugurato il museo. Ma qual è il motivo? Ma io ve lo posso dire senza problemi. Io ho inaugurato il museo come fase finale del progetto di restauro. Il museo si è, ovviamente, la ditta ha detto adesso passerà un mese su per giù di qua che noi ve lo consegniamo perché ci sono tutte le varie pratiche che devono essere fatte quando si chiude, perché l'inaugurazione non era fatta dal comune, era dell'ambito del progetto. Quindi fatto il mese facciamo le consegne e io immediatamente, carta e protocollo alla mano, il giorno dopo l'inaugurazione io scrivo ai dirigenti per procedere alla stesura di un bando di affidamento. Bando di affidamento perché? Perché questa struttura non ha... Diciamo, non è il classico museo che apri la porta e lo puoi fare vedere. Pensate che io ho fatto un corso di un giorno e mezzo per l'attivazione degli impianti. Un giorno e mezzo lì dentro con i telecomandi, perché ho detto, spiegatelo a me, che bene o male poi cerco di spiegarlo ad altri. Ho mandato la prima nota dando il termine di un mese per la stesura del bando e per emanarlo all'esterno. Non si è fatto. Mentre passavano le giornate, io non si è fatto, assessore. Faccia capire cosa significa. Non si è fatto cosa per ulteriori impegni. Per ulteriori, ma un'inaugurazione, avete fatto un'inaugurazione di un museo? Com'è che non si fa poi il bando di affidamento? Cioè, veramente lo voglio capire da cittadino. E questo io lo so, l'assessore dice: io ho dato la direttiva. La ma non politica, la politica da questa situazione ne esce sconfitta. Perché un assessore che materialmente scrive 700 direttive e se ne va a pretendere di aprire quel museo, perché quel museo è chiuso lì da
due mesi ed è un danno. Tu oggi mi stai dicendo che è per un dirigente che non si affida. Io posso dire che per la burocrazia noi oggi non siamo riusciti ad affidarlo. Mi fa piacere sentire queste cose, anzi lo il rammarico più che lo altro, devo dire, perché veramente è gravissimo. Quando l'amministrazione non riesce a far fare un bando a un dirigente, per me è grave. È grave, questo veramente, è una cosa di una gravità inaudita. Posso dire però che io mi sono dato un obiettivo, che noi dobbiamo arrivare alla fase pre-carnevale con quel museo aperto. Ed è chiaro che io non lo darò in pasto a persone che quel museo non lo possono gestire, quindi deve esserci fatto un bando pubblico con delle diciamo, capacità anche di, per chi lo andrà a gestire di un certo tipo, ma oggi la situazione è la seguente. E io mi vergogno per le famiglie che vanno lì. Che la stessa cosa abbiamo fatto col teatro. Cose aperte, inaugurate, però no, il teatro funziona, che il teatro funziona. Cioè non ha senso, scusami, è solo farsi la pubblicità Giochi, di quel gioco dell'inaugurazione inutile. Non dire inutile, questo, perché il teatro funziona inutile, meravigliosamente bene. Ma una cosa l'anno, no, ritornando a quel discorso, no, che su cultura facciamo poco, non è così, dai, facciamo poco sulla cultura, facciamo poco sulla cultura. Il teatro va alla grande, ti posso dire che l'orchestra sinfonica, sai quante persone ha avuto? Non ci piove. 100 persone. Non ci piove. L'orchestra del Teatro Massimo 100, tutti questi uomini di cultura dove erano? A non voler pagare 10 euro di biglietto? Questa chiudiamola lì. Sul Museo del Carnevale mi levo il cappello e ti dico che hai ragione. Mi vergogno. Per me questo lei sta manifestando la sua impotenza, in buona sostanza. Io manifesto la mia argomento. Impotenza, perché a un certo punto è veramente disarmato. Acquisiamo questo dato e naturalmente il cittadino si farà la sua opinione. Io vi ringrazio per aver partecipato a questo nostro dibattito. Appuntamento con Vespere la prossima settimana. Grazie.